Gentili spettatori di Rapallo 2, il video che andrete a vedere è molto triste. Una storia drammatica e terribile, avvenuta a Serril 87, minacciato dai corrieri della droga. La qualità del video non è la migliore perché ci sono stati problemi col collegamento, ma non perdetevi il video. Te racconta subito il terribile fatto che ti è successo. Mi sta lagando. Allora, in poche parole, due giorni fa, sì, no, in realtà iniziamo da 2-3 settimane fa, Capo User seguiva questo Diego. Io stavo vedendo le cazzate che faceva perché lui vendeva marijuana. Per sbaglio, quando stavo guardando un suo... Stavo vedendo le cazzate che stava facendo perché lui vendeva marijuana. E io che ho fatto? Per sbaglio ho messo like. A lui gli è arrivata la notifica e mi ha scritto: "Ehi, ciao, ho visto che mi hai messo like e ti volevo dire se volevi un po' di marijuana." Io ho detto: "No, grazie, non mi interessa." Che succede? Dopo 2-3 settimane un tizio ha visto questo account ed è andato alla polizia a denunciarlo. E lui ha pensato che ero io. Perché, cioè, ho detto che non mi interessa e ha pensato che ero io, capito? Quindi lui ha iniziato a minacciarmi dicendo: "Roma è piccola, io e i miei amici ti andiamo a prendere, sciacquati la bocca a me." Cioè, è successa tutta sta roba qui. Quale profilo ti ha minacciato Instagram? È Diego Plugas. Come hai gestito la faccenda? Cosa hai fatto? Ho fatto vedere tutto ai miei genitori. Appena ho sentito un audio da mia madre, perché, cioè, i miei sono super attaccati a me, se mi succede qualcosa loro ammazzano chiunque, mi ha capito, ha cancellato il suo account e poi l'ha rifatto. Mi ha tolto come follow. Poi sono andato dai carabinieri ieri sera, però bisognava andare dalla polizia postale. Alla fine, che parole, se continua a minacciarmi e tutto, andrò dalla polizia postale e lo denuncio. Capisco, capisco. E adesso hai ricevuto delle minacce? Cioè, minacce, però non è che mi fanno così tanto paura, non so. E i tuoi genitori come l'hanno presa questa faccenda? I miei genitori hanno detto: "Cosa? Andiamo subito dai carabinieri." È successo un po' di ferio, l'ha dovuto scoprire praticamente tutta la mia famiglia. Va bene così, Serrillo, la storia l'hai raccontata, una storia terribile, agghiacciante, dei corrieri della droga che ti hanno minacciato, perché alla fine tu avevi anche detto che non è stato solo Diego Puglas a minacciarti, ti hanno minacciato anche altri profili, giusto? Ah sì, e sono stati anche altri profili. Se vuoi, metti pure le foto se vuoi. Cosa ti hanno detto di preciso? No, loro non mi hanno minacciato, una persona mi ha detto: "Ma sei stato tu ad aver fatto arrestare il mio amico?" Anche se io non credo che davvero l'hanno arrestato. Il secondo si chiamava un Maurizio, io non gli ho proprio risposto, a parte chi è che un poliziotto vedrebbe la mia stories Instagram e poi mi scriverebbe pure, e poi avrebbe addirittura Instagram. Senti, spaventato dai corrieri della droga? Dopo 5 minuti già mi è passata tutta la paura e tutto. Quindi questa è la storia agghiacciante, la verità nascosta di Diego Puglas, che potrebbe essere Diego Smod secondo te? No. Sì, infatti, lo immaginavo. Che poi questa qui è la prima storia traumatizzante che mi è successa nella mia vita. La stai raccontando a Rapallo 2. Storia agghiacciante, traumatizzante e terribile, quella di Serril 87. Io direi che si può concludere qui. Sì, si conclude qui perché altro ancora non riesco a dire. Arrivederci, gentili spettatori di Rapallo 2, Serril 87 e Rapallo 2. Ciao!